Guardate, guardate, guardate che spettacolo questa maglietta. Maglietta dell'Italia nuova. Ora vado a mettermela, veramente bellissima. Ditemi qua sotto che voto date a questa maglietta da 1 a 10. Secondo me è bellissima, mi piace tantissimo. Ora vado a mettermela. Amici laziali e non, bentornati sul mio canale. Qua la maglia dell'Italia che vi ho appena fatto vedere, veramente bellissima. Qua è bianca con lo stemma sotto blu, poi anche comodissima, una maglia ufficiale prodotto Puma, veramente bellissima. Allora, oggi è la vigilia di Italia-Spagna, prima semifinale di Euro 2020. Si giocherà a Wembley domani sera, quindi martedì 6 luglio alle 21. Mentre l'altra semifinale si giocherà il giorno dopo, il 7 luglio, sempre alle 21. E l'altra semifinale sarà Inghilterra-Danimarca. Allora, per la partita all'Italia ovviamente c'è ansia, c'è molta ansia, però io, come in tutte le partite dell'Italia, sono abbastanza fiducioso perché, anche vedendo l'ultima partita con il Belgio, è un gruppo molto unito, che sa giocare assieme, molto tecnico, quindi sicuramente con la Spagna si può anche tranquillamente perdere, però io la vedo bene perché secondo me questa Italia è da europeo. Diciamo che l'Inghilterra vincendo 4-0 con l'Ucraina, sì, ottimo risultato, batosta all'Ucraina, ma a me non ha impressionato, diciamo, particolarmente. Perché comunque sono molto compatti in difesa, anche se hanno fatto 4 gol, 3 di testa, insomma, sicuramente sono forti, però diciamo tra queste 3, oltre all'Italia che sono rimaste, Spagna, Inghilterra e Danimarca, io credo che nessuna sia imbattibile, quindi possiamo andare, a vincere questo europeo. Però ovviamente dobbiamo rimanere molto, molto concentrati, non dobbiamo sbagliare. E ci sono già, diciamo, le probabili formazioni con Mancini che avrebbe già fatto le sue scelte per la partita di domani sera. Confermata ovviamente la formazione contro il Belgio, ad eccezione di Spinazzola, che sappiamo tutti che si è infortunato, si è rotto il tendine d'Achille, dispiace moltissimo, però dovrà essere sostituito. Al suo posto entrerà Emerson Palmieri, che quindi giocherà da terzino, esterno sinistro, e le formazioni dovrebbero essere queste: Donnarumma in porta, difesa, due centrali saranno Chiellini e Bonucci, a meno di ovviamente particolari stravolgimenti, terzino destro Di Lorenzo, anche se Florenzi, che è stato recuperato, diciamo, a pieno scalpita per essere titolare, quindi bisogna ancora vedere lì. Dovrebbe essere Di Lorenzo, però nel caso non fosse Di Lorenzo sarà titolare Alessandro Florenzi. A sinistra ho già detto Emerson, quindi il reparto difensivo è questo. A centrocampo super iper confermatissimi Jorginho, Verratti e Barella, mentre in attacco i due esterni saranno Insigne e probabilmente Chiesa. Bisogna vedere anche con Berardi, però molto probabilmente l'esterno destro sarà Chiesa e punta Ciro Immobile, che si deve riscattare dall'ultima pessima prestazione contro il Belgio. Quindi Ciruzzo si deve riscattare, speriamo che ci regali un bel gol. Quindi queste dovrebbero essere le formazioni con in particolare Florenzi, Berardi, Locatelli e Pessina che scalpitano per giocare, per essere titolari. Quindi ovviamente formazione che vince non si cambia, ad eccezione ovviamente di Spinazzola. Questa è una grande formazione, l'Italia si trova bene, non ci sono mai incomprensioni, anche incomprensioni soprattutto nello spogliatoio, perché lo spogliatoio sappiamo tutti che è un gruppo veramente unito, anche quando è uscito Spinazzola, tutti in aereo al ritorno della partita. Che cantavano cori in onore Spinazzola. Anche in campo l'Italia si trova molto bene, che difende bene, molto compatta, però anche in attacco con un Insigne, un Chiesa ispirati come contro il Belgio facciamo veramente paura. Quindi non dobbiamo temere la Spagna perché
si può vincere, si può perdere, ma secondo me siamo più forti, ce la possiamo fare. Spagna che non ha convinto appieno in questo europeo, quindi dobbiamo sfruttare questa cosa e dobbiamo andare a prenderci la finale. Quindi mi raccomando, un bel mi piace, iscrivetevi al canale attivando la campanellina, lasciate un commento su cosa ne pensate della maglietta, delle formazioni d'Italia e Spagna, se siete in ansia, se siete tranquilli, insomma come la state vivendo questa vigilia di Italia e Spagna. E niente, noi ci becchiamo alla prossima, bella!